Fondi per 200.000 euro dal Ministero dell'Interno ad Acireale per il rilancio post-Covid del settore turistico. Calcio, la Serie D chiude battenti con la finale play-off tra Cavese e Acireale, gara vietata alle tifoserie. Bentrovati con il nostro TG Reporter, ci sarà spazio anche per la cronaca nera dietro il fallimento di una società che operava nel campo delle telecomunicazioni. Ci sarebbe stata l'ombra della mafia. A Catania l'indagine della Guardia di Finanza, 3 le persone arrestate. Miss Italia 2021 stamane ad Acireale, ma parleremo anche del Festival Nazionale del Cervello, un evento unico in corso di svolgimento ad Acireale, al Palazzo di Città. Sono intervenuti illustri relatori che hanno puntato sul benessere della persona partendo appunto dal cervello. Ma andiamo ad aprire con una storia, come dire, di degrado purtroppo di casa. Nel popolare quartiere di Piazza Dante le fiamme si sono sviluppate in via Goldoni da una discarica a cielo aperto. Queste sono le conseguenze di un modo scellerato di intendere il controllo del territorio. Queste sono le conseguenze del degrado, del totale stato di abbandono in cui versano le vie della città di Acireale. Queste sono le conseguenze di un'amministrazione regionale sorda e incapace di mettere in piedi un piano di smaltimento che possa dare risposte alla problematica di scariche ormai sature che proprio in questi giorni hanno portato i sindaci della SRR Catania Nord a chiedere un incontro urgente col prefetto di Catania, paventando il rischio di una emergenza igienico-sanitaria. Via Goldoni in fiamme. Una vera e propria discarica a cielo aperto, data alle fiamme da ignoti, ha gettato stamane nel panico i residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco. Gli stessi residenti che da mesi, per non dire anni, ogni giorno ne segnalano il degrado. Si tratta di una vera e propria emergenza igienico-sanitaria, hanno commentato le persone presenti, anche perché le fiamme hanno lambito i fili elettrici a ridosso delle abitazioni. Adesso abbiamo paura che sia il primo di una lunga serie di roghi, visto l'inesistente controllo del territorio. I sacchi di immondizia, contenenti per lo più scarti organici, che con la prima calura hanno letteralmente riempito il quartiere di un odore insopportabile, hanno spinto probabilmente qualcuno a risolvere il problema nel modo più pericoloso possibile. E in civiltà? Sicuramente sì. Ma quali sono i rimedi messi in atto dagli amministratori? Le prediche non cambieranno le menti di chi si ostina a non rispettare gli spazi della comunità acese, così come non è servito cambiare un assessore o aumentare la tassa sui rifiuti, se non si intende offrire un adeguato servizio di pulizia. In questi mesi abbiamo raccolto migliaia di segnalazioni, gli appelli di civili cittadini stanchi, arrabbiati, delusi. Dalle frazioni al centro la gestione di questa città appare inconcludente e queste immagini ne rappresentano il fallimento dal punto di vista sociale e del decoro. Una città che si propone di entrare a far parte dell'UNESCO, che aspira a fondi europei per opere mega galattiche, ma che però non è nemmeno in grado di salvaguardare se stessa dal baratro sociale e culturale. Restiamo nel campo della cronaca, anche se parliamo di cronaca nera, propaganda ISIS sul dark web. Polizia e carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni in tutta Italia, perquisizioni anche in Sicilia, Ragusa, Trapani e Caltanissetta, nell'ambito di una indagine che ha coinvolto 29 persone indagate per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi device, oltre a materiale informatico, su cui proseguono ora gli approfondimenti della Digos e delle articolazioni della catena anticrimine del ROS, supportati dai rispettivi uffici centrali. L'attività investigativa ha avuto inizio oltre un anno fa, in seguito alla segnalazione dell'esistenza di un sito di propaganda dell'organizzazione terroristica ISIS presente nel dark web, su cui potevano avere fatto accesso internauti presenti in Italia.
Dietro il fallimento di una società che operava nel campo delle telecomunicazioni ci sarebbe stata l'ombra della mafia. A Catania tre arresti. Bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale, ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di favorire l'associazione a delinquere di tipo mafioso del clan Pillera Puntina. Con queste accuse la Guardia di Finanza di Catania ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di tre persone. Si tratta di Francesco Marino, Giovanni Consolo e Massimo Scaglione. Le indagini della Guardia di Finanza hanno riguardato la società TC Impianti con sede a Catania, operante nel settore dell'installazione degli impianti di telecomunicazioni, dichiarata fallita dal Tribunale Etneo nell'aprile del 2021. Secondo le Fiamme Gialle, i tre indagati, Marino rappresentante legale della società, mentre Consolo e Scaglione in qualità di soci amministratori, avrebbero trasferito a prezzo non congruo macchinari, attrezzature e posizioni contrattuali della società fallita ad una nuova società denominata Isitel, appositamente creata per continuare l'attività imprenditoriale. Operazioni queste attuate perché la società TC Impianti, poi fallita, aveva accumulato debiti nei confronti dell'erario pari ad 800.000 euro. Inoltre, i tre indagati avrebbero cagionato il dissesto della TC Impianti con operazioni dolose, omettendo sistematicamente il pagamento dei debiti tributari, e sarebbero poi stati sottratti i libri sociali e le scritture contabili della medesima società, e la contabilità, ove istituita, sarebbe stata tenuta in modo da ostacolare la ricostruzione della società fallita. Infine, la stessa società avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti, realizzando di fatto un indebito profitto di 140.000 euro, pari all'IVA non versata. Decisivo nel corso delle indagini il contributo di un collaboratore di giustizia che ha permesso ai finanzieri di evidenziare come queste condotte sarebbero state attuate al fine di agevolare le attività criminali del clan Pillera Puntina, a cui tra l'altro la società TC Impianti sarebbe riconducibile, nello specifico al capostipite Salvatore Pillera, attualmente recluso al regime del 41 bis. Per i tre indagati, dunque, oltre alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato applicato il divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per un anno. Per la società Isitel, invece, costituita appositamente per continuare l'attività imprenditoriale, è scattato il sequestro dei beni aziendali e del profitto accumulato dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti, pari al valore di oltre 1 milione di euro. Due catanesi di 67 e 64 anni sono stati denunciati per furto, ricettazione e appropriazione indebita. I carabinieri, sottoposto a controllo un autocarro con gru in via Zia Lisa, hanno notato un'autovettura posizionata in modo inconsueto all'interno del cassone. Da qui sono scattati ulteriori controlli che hanno permesso ai militari di scoprire che si trattava dello stesso veicolo da lavoro utilizzato nella stessa mattinata per prelevare dalla pubblica via un'altra vettura lasciata in sosta la sera precedente da una cittadina che però ne aveva denunciato il furto. Le fasi del furto, appunto, erano state immortalate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona e la visione delle immagini ha consentito ai carabinieri di identificare i due. A Paternò un caso di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno arrestato un 45enne che dovrà rispondere di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e appunto maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato arrestato in via Alcide De Gasperi mentre strattonava violentemente la sua ex convivente, una 44enne del posto, facendola cadere a terra e poi avventandosi su di lei. All'origine della furibonda aggressione ci sarebbe stata la decisione della donna che, visto il carattere aggressivo dell'uomo, aveva messo alla porta il compagno, impegnandosi tra l'altro a pagargli il viaggio di ritorno in Piemonte, regione di origine dell'uomo. Uomo che è stato ora associato presso il carcere catanese di Piazza Lanza. La Polizia di Stato ha invece indagato a Catania in stato di libertà il presidente di un'associazione sportiva di padel situata nell'area a nord del capoluogo etneo per il reato di abusivismo edilizio. I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno operato con la collaborazione di personale della Polizia Scientifica. È emerso che l'area su cui insistevano i campi di padel era sprovvista dei necessari titoli abilitativi del relativo progetto redatto da un tecnico abilitato. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, a tra poco.
ACI Catena domani, giovedì 9 giugno, in diretta dagli studi di Etna Channel, confronto tra i 5 candidati a sindaco per ACI Catena. Speciale elezioni ACI Catena, giovedì 9 giugno, ore 21:20. Replica venerdì ore 18. Etna Channel, canale 199. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad ACI Reale, una straordinaria promozione vista e sole. Straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad ACI Reale in Corso Italia 18A e B. Buona visione. Regolamento interno al punto vendita. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8:30, 20:30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di ACI Reale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Da Home Store c'è aria di primavera. Home Store, su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea home con nuovi meravigliosi arrivi di accessori per la casa, fiori, tendaggi, elementi di arredo. L'abbigliamento per la primavera estate, uomo, donna, bambino. Un grande assortimento di calzature. Un intero piano dedicato all'intimo e agli accessori. Una favolosa scelta di abiti per cerimonia per tutte le età ed eventi. Home Store, ad ACI Reale. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafa 59. Ampio parcheggio. Quante auto vorresti? Un'elettrica per la città? Una 4x4 per arrivare ovunque? Una sportiva tedesca? Un'ibrida per le avventure di ogni giorno? Quando quello che vuoi è tutto. Nuovo Opel Grandland Hybrid Plug-in. Be yourself, get everything. Concessionaria Opel Gidauto, a Riposto sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Siamo nei pressi della partenza, ormai mancano pochi minuti, già la prima macchina, la macchina storica, si sta preparando, la vedete in questo slalom di Novara, valevole per il titolo italiano slalom. Su Etna Channel, tutto in di Franco Perdighizzi. Questa settimana, slalom italiano a Novara di Sicilia. Sabato 28 maggio, ore 21:20, domenica 29 maggio, ore 21:20. Dai beni artistici il rilancio del turismo ad ACI Reale, in arrivo fondi per 200.000 euro dal Ministero dell'Interno. Promozione e rilancio del patrimonio artistico di ACI Reale. Con questo obiettivo la Giunta Comunale ha promosso l'adesione ad un bando
ottenendo in tal modo 200.000 euro dal Ministero dell'Interno per l'anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici, ciò dovuto all'epidemia da Covid-19. Attraverso un avviso pubblico in tal modo sono pervenute 5 manifestazioni di interesse finalizzate alla formulazione di progetti idonei a promuovere il patrimonio d'arte presente nella città di Ace Galatea, il tutto al fine di sviluppare così il possibile interesse turistico. Una commissione appositamente istituita, stilando una graduatoria, ha inteso porre così al primo posto il progetto di massima elaborato dalla ditta K2 Innovazione, con sede a Enna. L'idea stilata ha preso il nome di Provaci. La società, a seguito dei suggerimenti provenienti dal Comune, è stata così invitata ad integrare il tutto in maniera da predisporre il progetto definitivo da sottoporre al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. L'idea di K2 Innovazioni intende favorire la partecipazione privata e pubblica, stimolando adesione, coinvolgimento, conoscenze e appartenenza al patrimonio artistico diffuso, materiale ed immateriale, attraverso incontri pubblici, seminari, percorsi di formazione e l'uso del digitale. Ci occupiamo adesso di una segnalazione che ha avuto un esito positivo. L'ufficio tecnico del comune di Acireale è intervenuto rimuovendo il cosiddetto monumento al decoro perduto, così era stato ribattezzato, che da anni simboleggiava negativamente per accesi e turisti il passaggio di Piazza Indirizzo accanto alle storiche giostre. L'intervento è stato effettuato dopo la segnalazione da parte del consigliere comunale Alessandro Coco, che ancora prima dell'inizio del carnevale aveva insistito sulla necessità di interventi. Piccole cose, dichiara oggi Coco, per rendere gradevole la città, una città che deve ritrovare la sua identità anche nella bellezza e nell'offerta turistica. Troppi punti di degrado segnano come cicatrici la nostra città, così Coco. È stato pubblicato dall'area tecnica del comune di Acireale un avviso per assegnare le zone verdi presenti su tutto il viale Cristoforo Colombo, compresa la rotatoria ormai senza gestione dal 1° maggio scorso e lo spartitraffico presente lungo il viale. Quanti volessero adottare un'area verde dovranno dunque presentare una manifestazione di interesse corredata da un progetto che descriva le aree che si intendono prendere in gestione. Sono già numerose le proposte pervenute, come dichiarato dall'assessore Danilo Pulvirenti, che insieme al sindaco Stefano Alì ha predisposto la verifica dei progetti e l'eventuale revoca in caso di inadempienze. Stamane al Palazzo di Città di Acireale si è svolto il Festival Nazionale del Cervello, un evento unico. Vediamo. Il fare bene fa bene a se stessi, un motto che dovremmo ricordare ogni giorno quando le situazioni della vita ci buttano a terra, evidenziato nel corso del primo Festival Nazionale del Cervello dal titolo Dalle emozioni alla coscienza, alla presenza di illustri relatori internazionali presso la sala stampa del Palazzo di Città di Acireale. Al centro dell'incontro l'attivazione di un organo straordinario e affascinante del nostro corpo quale il cervello, con l'obiettivo di far conoscere le nuove frontiere degli studi su questo e in particolare sul cervello felice. Che abbiamo scoperto negli anni che il cervello è fatto per essere felice. L'importante è come lo trattiamo, è come ci prendiamo cura di noi e quello che facciamo per tenerlo in forma. Promotore del festival la Noec Home Training insieme con la Fondazione Atena con il sostegno del Comune di Acireale. Ad approfondire gli argomenti davanti a un centinaio di uditori lo psicoterapeuta Salvo Noè, i neurochirurghi Giulio Maire, Francesco Tomaselle e la neuroscienziata Donatella Marazziti. Relatori d'eccellenza che hanno approfondito in maniera specifica e ciascuno nel proprio ramo il cervello. Un centinaio i partecipanti, un dato non irrilevante dato che il festival è stato occasione per riprendere la normalità dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia. Voglia di ritornare ad incontrarsi. E queste occasioni sono importanti appunto per questo, ma anche per trovare degli stimoli e poi capire come fare per riuscire a stare bene oggi è una delle cose che tutti quanti cerchiamo, perché la pandemia ci ha messo alla prova.
ci ha fatto anche distanziare. E abbiamo voglia di incontrarci e quindi di attivare tutte quelle cose che ci permettono di stare bene. Con un linguaggio semplice ma profondo ci si è concentrati su parole specifiche da ricordare per vivere al meglio la nostra vita. In primis la speranza, poi... emozioni, paura, coraggio, agentività, cioè essere agenti protagonisti della propria vita, quindi cercare di capire attraverso le emozioni come prendere le indicazioni per sviluppare la nostra vita. Noi abbiamo tutto quello che ci serve per stare bene e il mondo è pieno di opportunità. Questo lo voglio dire perché è importante in questo momento storico. Dobbiamo essere bravi a intercettare le cose che ci permettono di sviluppare la nostra interiorità e, se possibile, anche quella degli altri. I comuni di Castiglione di Sicilia, Roccalumera, Tripi, Geraci, Siculo si contendono per la Sicilia il premio Piccolo Comune Amico, lanciato dal Codacons e riservato ai comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. Lo rende noto il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi. Da oggi sono infatti ufficialmente aperte le votazioni. Entro il prossimo 20 giugno si potrà esprimere sulla pagina codacons.it la propria preferenza sui comuni in gara. E adesso parliamo invece di Miss Italia. Zeu di Palma, eletta Miss Italia nel 2021, questa mattina ad Acireale, protagonista e testimonial del brand di gioielli Miluna. Vediamo. Miss Italia 2021, la napoletana Zeudi Di Palma, 20 anni lo scorso novembre, ha animato stamane il centro di Acireale con la sua gradita presenza all'interno della gioielleria Scandurra, dove è stata protagonista assoluta e testimonial del brand di gioielli Miluna. Un'accoglienza calorosa che l'ha fatta subito sentire a casa, quella mostratagli dagli acesi che nell'occasione le hanno augurato di raggiungere lo stesso successo della beniamina di casa, Miriam Leone, eletta Miss Italia nel 2008, oggi attrice e conduttrice di successo, che proprio nella vittoria trovò il suo trampolino di lancio. Mi ha colpito ovviamente il carisma delle persone, ho avuto modo di fare foto con loro, e la loro sensibilità, il loro approcciarsi nei confronti di un personaggio tra virgolette diciamo famoso che comunque rappresenta un'istituzione in quanto Miss Italia. Io sono onorata di essere qui in Sicilia, posto meraviglioso come questo, e ovviamente questa corona mi sta regalando tanto e mi sta facendo scoprire realmente persone bellissime. Una presenza, una testimonial accolta con entusiasmo anche dal team della gioielleria, capitanata da Mario Scandurra. Siamo veramente molto contenti, una bellissima iniziativa, la presenza di questa bellissima ragazza ci fa onore e siamo felici in Sicilia, ad Acireale, di ospitare Miss Italia. Mi auguro che la ragazza possa in un immediato futuro avere tutto quello che il suo cuore desidera. Il giornalista Gaetano Rizzo, premiato questa mattina a Palermo nella sede dell'Ordine regionale dei giornalisti per i 35 anni di iscrizione all'Ordine. Gaetano Rizzo, in atto capo ufficio stampa del Comune di Acireale, nonché presidente regionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, consigliere nazionale dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, consigliere regionale dell'Assostampa, corrispondente per il Corriere dello Sport, taglia così il prestigioso traguardo guardando a nuovi importanti obiettivi, non solo professionali. Con lui hanno ricevuto il premio, lo abbiamo visto prima nella foto, anche i colleghi giornalisti Rosario Faraci, attualmente presidente della Fondazione Bellini ad Acireale, e Francesco La Rosa. Da parte nostra, congratulazioni vivissime ai tre colleghi giornalisti. Nell'ordine vedete Rosario Farace, Francesco La Rosa e appunto Gaetano Rizzo. Dopo anni di pandemia, gli scout della zona Galatea Agesci Sicilia hanno organizzato al Bosco di Aci un importante appuntamento annuale
per i giovani. Vediamo. L'importanza del confronto, della diversità e della gioia di ritrovarsi. Così al Bosco di Aci, tra Santa Maria la Stella e Pennisi, si è svolto il San Giorgio 2022, santo patrono degli scout, organizzato dagli scout della zona Galatea Agesci, Sicilia. Un appuntamento annuale che per due giorni ha radunato ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 15 anni. Come in ogni evento che si rispetti, i ragazzi che hanno partecipato sono stati divisi in sottocampi. I reparti scout della zona hanno avuto modo di riunirsi, sperimentando e imparando nuove tecniche di artigianato, espressione, sopravvivenza, giornalismo, cucina e sport. Dopo tanti anni, il Bosco di Aci ha aperto le sue porte, accogliendo circa 350 scout divisi in 56 squadriglie, provenienti da 12 gruppi: Aci Reale, Zafferana, Aci Sant'Antonio, Aci Castello, San Giovanni la Punta e Fiume Freddo. Il San Giorgio è forse l'evento più atteso dell'anno, hanno dichiarato Alberto e Costanza, incaricati alla branca. Oltre ad essere una delle tante occasioni per conoscerci e fare incontrare i gruppi della nostra zona, rimane sempre uno dei modi più belli per giocare, imparare e crescere insieme. Parole di apprezzamento anche sul Bosco di Aci, dove si è svolto il San Giorgio 2022. Un polmone verde, hanno dichiarato, che speriamo possa diventare per tutti un luogo per vivere la natura nel nostro territorio. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, nella terza parte la pagina sportiva. Idea confronto sul futuro di Fiume Freddo. Mercoledì 1 giugno, in diretta dal multisala Macherione di Fiume Freddo, alle ore 21:15 su Etna Channel, confronto tra i tre candidati a sindaco per Fiume Freddo. Speciale elezioni. Mercoledì 1 giugno, ore 21:15. Replica giovedì, ore 18. Il confronto, realizzato in collaborazione con GS Produzione, sarà possibile seguirlo anche sulle pagine Facebook Etna Channel e GS Produzioni e naturalmente sul canale 199 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia. Scalia Musmarra, Piazza Duomo 23, Aci Reale. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami, auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carmine, Aci Reale. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Aci Reale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto!
E chi è me mondasso già tutto così? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno, la Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Il calcio in apertura di terza parte, porte chiuse per la finale playoff in Serie D tra Cavese e Acireale. Ennesima discutibile decisione che penalizza un evento sportivo di tale portata. Acireale obbligato a vincere al Lamberti, impresa mai riuscita. Le due partite di playoff della Acireale alla fine risulteranno essere un po' il riassunto della stagione, una partita il mercoledì, quella dopo senza pubblico. Per via di qualche scontro tra le tifoserie che ha causato il ritardato ingresso degli acesi a Cava nella partita di domenica scorsa, la prefettura di Salerno ha stabilito che la finale playoff si giocherà senza tifosi, né dell'una né dell'altra parte. Triste epilogo di un campionato costellato di ostacoli per la Acireale e per i suoi sostenitori, che hanno dovuto superare quasi un problema a settimana per poter portare in fondo la stagione e i suoi quasi inutili prolungamenti. Si va a Cava comunque per chiudere nel migliore dei modi un campionato esaltante e poi si vedrà. Si va a Cava con la voglia di riscattare l'ultimo mese in cui la squadra si è ritrovata a corto di energie e non è riuscita a regalare ai suoi tifosi i risultati sperati. Si va a Cava con la formazione migliore e soprattutto con la consapevolezza che la Acireale, che nel secondo tempo ha asfaltato il Lamezia in 13 minuti, sia davvero probabilmente la migliore squadra di questo campionato. Si torna a Cava dopo appena 7 giorni con un 11 che ci metterà un impegno diverso rispetto a quello sceso in campo 7 giorni fa, una Acireale imbottito di ragazzini che si arrese per 3-1 senza neanche far sudare più di tanto i padroni di casa. Questa volta ci sarà una Acireale in cerca di una doppia impresa, perché vincere a Cava non è mai facile, pubblico o non pubblico, e perché a Cava la Acireale nella sua storia non ha mai vinto. Insomma, un successo domani, indipendentemente dalle sue conseguenze, sarebbe destinato a entrare nella storia del club granata. Per tentare il colpaccio, De Sanso ha tutti gli uomini quasi a disposizione. La formazione che andrà a cercare di espugnare il Lamberti dovrebbe riflettere in grandi linee quella che ha vinto contro il Lamezia, con qualche ovvio cambiamento sia perché diverso è l'avversario, sia perché questa volta è la Acireale ad avere l'obbligo di vincere. Probabile 11 con Dalterio in porta, Cadili e De Pace confermati dietro, con Figlio Meni se dovesse recuperare la condizione. In mezzo inamovibile Savonarola e Lodi, quest'ultimo per sua stessa ammissione all'ultima apparizione in maglia granata. È possibile che venga confermato Garetto, micidiale sui calci piazzato, con Lemura esterno. Davanti in tre a contendersi due maglie, Correnti, Russo e Ricciardo, quest'ultimo sempre a segno con le big di questo campionato, chissà che non gli riesca di chiudere in bellezza. Arbitrerà Vingo di Pisa, assistito da Perale di Chiari e Munitello di Gradisca di Sonzo, fischio d'inizio alle 16 nel deserto del Simonetta Lamberti. Oltre a Cavese Acireale si decide oggi l'ultima retrocessa del girone, una tra Castrovillari e Rende andrà a far compagnia alle già retrocesse Biancavilla e Troina. Vi ricordiamo domani la radiocronaca diretta di Cavese Acireale a partire dalle 15.50 su queste frequenze e su Radio Etna Espresso. Continua la favola della Ionica di Santa Teresa Riva, domani in campo in Puglia contro il Martina. I sogni son desideri, cantava Cenerentola, e come Cenerentola la Ionica continua a sognare e a far sognare tutta la comunità di Santa Teresa Riva di potersi presentare nella prossima stagione al Gran Ballo della Serie D. Dopo aver messo a posto nel girone di eccellenza qualche sorellastra come l'ambizioso Taormina e il blasonato Siracusa, entrambe rimaste fuori dai playoff, e qualche matrigna come la Fortigea più quotata e titolata fatta fuori nello spareggio giocata tra le mura amiche, ecco che la formazione giallorossa vuole provare a trasformare i propri topolini in cavalli di razza e le proprie zucche in carrozze per andare a contendere il passaggio del turno in casa dell'esperto Martina. La compagine di Santa Teresa Riva ha il vantaggio di potersi giocare il passaggio del turno nella gara di ritorno tra 7 giorni nella fossa infernale dell'impianto di casa, chiedere a Ligea quanto possa essere letale. A separare la Ionica dal Gran Ballo ci sono quindi 4 partite, le 2 contro i pugliesi e poi lo scontro contro la vincente della sfida tra la vincitrice dei playoff del girone A siciliano, la storica compagine dell'Acragas, e i molisani dell'Isernia.
Gli agrigentini approdati alla finale regionale dopo aver superato in casa 1-0 la Don Carlo Misilmeri nella finale del proprio girone, grazie a uno spettacolare gol di Ivan Lavardera, affronteranno invece la sfida di andata in casa per poi andarsi a giocare il passaggio del turno in Molise. Gare d'andata per entrambe domani, il ritorno a campi invertiti tra 7 giorni, un unico dispiacere per tutto il movimento calcistico siciliano che, se entrambe dovessero superare questo primo turno, si andranno a giocare la Serie D in uno scontro fratricida che chiuderà le porte a una doppia promozione delle siciliane. E adesso parliamo di hockey, ultimo impegno stagionale per la formazione femminile della polisportiva Valverde che alle 16 rende visita all'Hockey Butterfly di Roma. Alla formazione etnea serve una vittoria per sperare ancora nella promozione in Serie A Elite, anche se il destino non è tutto nelle mani delle etnee. Il Custorino infatti insegue in classifica la polisportiva Valverde a -2 e deve ancora giocare 2 gare. Nel caso in cui riuscisse a vincerle entrambe, scavalcherebbe la formazione di Valverde ottenendo la promozione in Serie A Elite. La boxer 15enne Maria Nicolosi, neo campionessa italiana junior di pugilato, è stata ricevuta stamane dal sindaco di Giarre al municipio. Vediamo. Una bella storia, un momento importante per Giarre, quello che stamane ha visto il Salone degli Specchi del Palazzo di Città far da prestigiosa cornice alla consegna di un riconoscimento alla giovane pugile Maria Nicolosi, che a Roseto degli Abruzzi ha conquistato il titolo di campionessa italiana junior di pugilato. La ragazza ha ottenuto il titolo nazionale della sua categoria in tempi record, appena 4 mesi. Il sindaco Leo Cantarella, visibilmente emozionato, ha promesso alla campionessa che in estate si impegnerà nell'organizzazione di una competizione di pugilato ed insieme all'assessore alle politiche sociali Giusy Savo e all'assessore allo sport Giuseppe Cavallaro ha consegnato alla quindicenne una targa che le ha augurato di conservare sempre nel cuore. Una ragazza che in questo momento per problematiche varie vive in una comunità, grazie diciamo agli operatori di questa è stata inserita in un gruppo sportivo, un allenatore che ha creduto in questa ragazza l'ha seguita e ha conquistato il titolo italiano di categoria, quindi diciamo che al di fuori del campanilismo e quindi della gioia di avere un'atleta nell'ambito della box femminile a livello nazionale, ovviamente devo dire quello che prevale oggi è un riscatto di quello sia della ragazza sia una vittoria delle istituzioni. Lo sport ha sostenuto, lo sport ha aiutato, Maria ha vinto, è un orgoglio per la cittadinanza giarrese, noi oggi l'abbiamo premiata, l'ha premiata Giarre e ci siamo dati un appuntamento per un evento che faremo a luglio. Un evento di pugilato insieme alle forze dell'ordine, insieme a chi alle associazioni di pugilato del territorio. Lo sport, oltre ad essere terapeutico, allena corpo e mente, insegna le regole e la vita. La storia di Maria, che al momento risiede in una comunità, infonde speranza, può essere d'esempio per i giovani. Solo grande volontà e fermezza possono condurre al raggiungimento dei propri obiettivi. Manco io ci credevo, però quando vedete le persone che ci credi, poi metti il cuore. Mi sono allenata anche un po' pesando, tornavo a casa distrutta, però ne è valsa la pena. Da dove nasce la passione per questo sport? Ce l'avevo da quando ero piccola che mi piaceva, infatti prima facevo karate, poi ho trovato la possibilità di andare dal mio maestro Diego Cantarella. E adesso il prossimo obiettivo quale sarà? Gli europei. La passione per la box ne ha sempre parlato, poi abbiamo avuto delle situazioni in comunità che ci hanno richiesto più volte l'intervento della polizia e in uno di questi tanti incontri, per altri motivi, un poliziotto ci ha parlato di questo progetto bellissimo intrapreso appunto dal maestro Diego Caldarella, in cui c'era la possibilità di allenare i ragazzi. E così abbiamo fatto provare Maria, anzi in realtà questo poliziotto ha anche individuato subito le capacità di Maria, ha detto secondo me questa ragazza potrebbe riuscire benissimo. E così è stato, quindi ha iniziato lei con altre ragazzine, poi è un allenamento comunque molto pesante, molto impegnativo, infatti le altre poi strada facendo si sono arrese e Maria invece ha continuato sbalordendo tutti, perché comunque lei è una molto forte, ha molta energia, però non era riuscita finora a canalizzarla in maniera concreta e positiva e invece con questo sport ci è riuscita.
Congratulazioni e in bocca al lupo alla giovane Maria. Noi andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Bel tempo con sole splendente, ma nella notte previste precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno sui 23-24 gradi, le minime sui 16. I venti saranno moderati, il mare poco mosso. Grazie per essere stati con noi. TG Reporter torna lunedì sempre alle 13:40. Grazie ancora e buon fine settimana a tutti voi.